Ben ritrovati gentili telespettatori alla piscina Monpiano di Brescia, 7-6 il parziale, qui inquadrati dalla regia di Dario Barone i tifosi che si stanno accalcando fuori dell'impianto della squadra bresciana con le trombette e i cori che hanno predisposto e che in qualche modo rientrano anche nel piano vasca. Insomma, c'è il tentativo di dare supporto alla propria formazione che in questo momento è avanti di un gol. 4-2 il primo tempo per il Brescia, 4-3 per il Recco la seconda frazione. Recco capace per due volte di rientrare dal meno 3 al meno 1, visto che il Brescia si è portato sul 5-2 e sul 7-4. Sì, un Brescia che con grande freddezza, grande lucidità e tranquillità d'animo macina il gioco, tiene su il ritmo con anche buone ripartenze e grande attenzione difensiva, quella invece reattività difensiva che manca alla formazione recchelina, che è spesso disattenta e non così pronta a leggere i movimenti e le preparazioni, le controgiocate in superiorità numerica. Superiorità numerica che sorride notevolmente alla formazione di Sandro Bovo, che ha un 5 su 7, non che stia facendo meno bene quella di Gabi Hernandez, che ha 4 su 7, però per due volte è riuscita a scappar via di tre lunghezze e finora per due volte è stato ricucito lo strappo, quasi meno uno in tutte e due le circostanze. Ancora partita vibrante dove il Brescia comunque continua, dicevo, ad avere davvero una sicurezza anche nei propri mezzi, sicurezza acquisita nelle tre gare fin qui giocate. Se gara 1 era stato il compleanno di Giorgio Lazic, 25 anni, oggi è il compleanno di Tommy Negri, 35 anni per il secondo portiere del Recco, una vita al Posillipo, auguri Tommy. È lì a mordere il freno in panchina, ieri sembrava dovesse anche entrare nella serie di rigori, aveva fatto anche un paio di metri verso la porta, poi è stato richiamato prima del quarto rigore realizzato dal Brescia. Si riparte dal punteggio di 7-6 per la squadra lombarda, che attaccherà da sinistra verso destra nei vostri teleschermi. Alesiani contro Figlioli per il primo pallone del terzo tempo. Hernandez gioca le carte di Fulvio e Figlioli nonostante i due falli gravi, e anche quella di Ivovic confida nella loro saggezza nel cercare di evitare di commettere il terzo fallo grave. Certo, si prende un bel rischio, ma non può fare diversamente probabilmente in questo avvio di terzo tempo. Alesiani è il più rapido e mette il naso avanti e sposta il pallone all'indietro per Jokovic. Avanza il croato, va a chiuderlo Di Fulvio. Apertura di Jokovic per Vlakopoulos, che ha iniziato tutte e tre i tempi nonostante problemi non da poco alla costola, rimediati ieri in gara 3. Gitto per Vlakopoulos, ancora Gitto, il greco, la conclusione dalla distanza che rimbalza sull'acqua e prende in pieno il palo con Biac un pochino in ritardo nella situazione, poi i compagni lo aiutano a recuperare il pallone. Ivovic a metà vasca, il Recco si affaccia nella metà vasca avversaria per cercare il nuovo pareggio, quello che ha ottenuto a metà del primo tempo con il 2-2 di Di Fulvio. Poi da lì sempre sotto, Younger, finte ripetute, Eceniche, palla che cade al centro leggermente lunga, ma c'è l'espulsione per la carottina numero 12, Gitto. Sembrava un pallone un po' corto in realtà per Aicardi, però è stato trattenuto nella avanzata. Sì, ha dimostrato di andare incontro al pallone, lì si è vista la trattenuta, sanzionata correttamente da Paoletti. Uomo in più, numero 8 per il Recco, Eceniche entra nei due metri, palla fuori, la conclusione di Younger, ribatte la difesa e poi Jokovic con un gioco di prestigio toglie il pallone da sotto il naso di Di Fulvio. Sì, Di Fulvio era arrivato a prenderlo, forse ha provato a dare un pallone al palo o probabilmente con la punta delle dita lo ha consegnato volontariamente all'avversario. Senza Di Somma, infortunato, il Brescia è con due falli gravi per Renzuto e Gitto che rischiano la definitiva e ovviamente un giocatore in meno da poter utilizzare. È difficile che il giovanissimo Balzarini entri in acqua, mentre qui si gira bene Nicolaidis, poi scatta la sirena dei 30 secondi di fine azione.
e però aveva trovato il modo di... Si era girato perfettamente con gli hanger sulle spalle, mancava poco, ha tirato subito e ha trovato Biac che gli è uscito incontro chiudendogli l'angolo di porta. Ancora Recco in avanti con Ecenike. Ivovic. Conclusione deviata da Del Lungo con l'avambraccio, il pallone termina sul fondo, 2 metri. Classica conclusione di Ivovic che carica le gambe, tiro potente proprio a prendere un nuovo possesso con i nuovi 20 secondi di attacco. Un Recco che cerca di essere più lucido nel portare la propria azione offensiva, adesso con Figlioli disturbato da Jokovic, è costretto a indietreggiare fino a metà vasca, secondi preziosi che si trascina via l'azione difensiva del giocatore croato, e un fallo in attacco adesso di Aicardi. E spesso e volentieri questa azione di disturbo a metà vasca poi portano l'attaccante che magari era in situazione di vantaggio a commettere l'errore di controfallo. Del Lungo ha il pallone ancora fra le mani, trascorsi ormai metà dei 30 secondi a disposizione. Jokovic. Subito il rilancio per Presciutti, lo tampona alle sue spalle Di Fulvio, cerca spazio il capitano del Brescia, pallone all'indietro per Jokovic, ancora Presciutti che ha la diagonale libera, cerca e trova invece il passaggio all'interno per l'entrata di Nicola Idis, c'è il fallo di Younger e qui siamo ai limiti di quello che prescrive il regolamento tra intervento laterale e intervento da dietro sul giocatore che ha il viso verso la porta avversaria. Peris decide per l'espulsione, probabilmente ha visto bene l'arbitro croato. Vlakopoulos, Jokovic, la conclusione sull'esterno della rete invece è firmata dal numero 3 Presciutti. Intanto comunque il Recco ha fatto arrivare il pallone al centro, pur che c'era la marcatura e il raddoppio di Ivovic, con l'espulsione di Younger non trasformata questa superiorità numerica. Buona la difesa del Recco, molto statica a coprire gli spazi, così come era stata eccellente quella del Brescia in precedenza. Il pallonetto perfetto, la rete di Dusan Mandic che estrae dal cilindro una delle sue giocate preferite, una parabola morbida che scavalca l'intera difesa e realizza la rete del pareggio. 7 pari, Mandic. Questa volta non sceglie la soluzione di potenza ma quella di precisione, sale con le gambe e poi libera il pallone che se lo fa scivolare sulla mano, una parabola insidiosissima. Qui Marco Del Lungo, perdendo appunto le gambe, non riesce ad andare con il braccio di richiamo. 3 gol consecutivi del Recco, il Brescia a digiuno da 7 minuti in zona gol, rischia grosso adesso la squadra di Sandro Bovo dopo essere stata recuperata. Torna dunque in parità la sfida dopo il 2-2 di metà primo tempo. Siamo a metà della terza frazione. Espulsione per Nicolas Presciutti adesso. Ancora un fallo, questa volta semplice, per la giocata del Brescia con l'uomo in più. Doppia la superiorità. No, il secondo fallo grave di Nicolas Presciutti e arriva il gol di Cannella. 8-7, rete di Cannella. Cannella che si apre dalla posizione 4, andiamo a rivedere, e va a concludere sopra la testa, da qui lo vediamo ancora meglio, di Alessandro Velotto, che non garantisce l'angolo corto al proprio portiere. Brescia che ritrova il vantaggio con Nicolas Presciutti, ma anche lui gravato di 2 falli. Sono ben 4 i giocatori a rischio definitiva. Questo è il rallenti che invece ci manda Dario Barone relativamente alla situazione del precedente fallo di Younger, che lui era di fianco a Nicola Idis, arriva il raddoppio Ivovic, il fallo viene dato all'australiano, ma magari c'era anche quello del montenegrino, chissà, però è quella frazione di secondo nel quale l'arbitro deve decidere tra intervento laterale o intervento da dietro. Brescia bravo a non disunirsi, forse se c'è un passaggio di qualità in questa stagione lombarda è proprio questa. Dopo il pareggio del Recco la squadra lombarda ha saputo riportarsi in avanti, adesso resta in inferiorità per l'espulsione di Alesiani. Di Fulvio, il tiro alla traversa con il pallone respinto quasi a metà vasca dalla conclusione potentissima
del giocatore pescarese, mentre avanza adesso di gran carriera Figlioli per recuperare il perimetro. Lungo, fallo in attacco fischiato a Velotto, e quindi vanificata questa chance di superiorità. 4 su 9, scende sotto il 50% la percentuale del Recco, mentre è altissima quella del Brescia, 6 su 9 sin qui per la squadra lombarda. Fallo di Renzuto, fallo in attacco. No, per me fallo di Dolce, di Dolce, che in entrata ha spostato Nicolas Presciutti. Adesso invece la gomitata di Figlioli per allontanare Renzuto viene sanzionata da Peris con l'inversione del possesso palla, e c'è un 2 contro 1. Dolce che arriva dalle parti di Biac, il passaggio di nuovo per Renzuto. Dolce nuovamente contro Biac, la diagonale, anzi in lungolinea, e la rete del 9 a 7, più 2 di nuovo per il Brescia. E questo è un erroraccio, quello di Pietro Figlioli. C'è il cartellino giallo per Gabi Hernandez, mentre Peris gli dice: vuoi vedere anche il rosso? E quindi il tecnico spagnolo viene ammansito dalla ammonizione, mentre Dolce va a realizzare il 9 a 7. Andiamo a vedere qui il braccio alto. Questa è una sciocchezza. Sì, assolutamente, braccio alto che va a colpire quello sinistro, l'avversario, quindi controfallo per Pietro Figlioli, che regala quindi un 2 contro 1 al Brescia con il gol di Vincenzo Dolce. A 7, Cannella e Dolce, di nuovo lo strappo lombardo, il nuovo break. E dicevo prima, forse la prova di maturità di questa squadra sta proprio nel fatto che dopo aver essere stato in vantaggio e raggiunta ha avuto la capacità di mantenere i nervi saldi e ricominciare con il proprio gioco senza disunirsi. Adesso il fallo invece di Cristian Presciutti. Sì, che non fa battere, fallo di interferenza su Di Fulvio. Lungo per Ivovic, Di Fulvio ancora lungo, la diagonale, poi il pallone torna al centro per Ivovic, Mandic e scarica in rete, un lungolinea semipotente ma vincente, 9-8. La differenza in questa superiorità numerica la fa Stefano Lungo, che per ben due volte va ad accarezzare la linea che delimita, ovviamente la corsia che delimita il campo sull'out di sinistra, spingendo tutti e due i palisti, i giocatori del palo, all'interno dei due metri. Si crea quindi un grande spazio per Mandic, che riesce a realizzare. E qui rivediamo ancora la rete di Dušan Mandic, mentre abbiamo visto in precedenza il fallo da espulsione per Cristian Presciutti. 9-8 il parziale per il Brescia, 50% di uomo in più per il Recco, 5 su 10 sin qui contro il 6 su 9 dei lombardi. Cristian Presciutti, 10 minuti al termine della partita, 2 minuti al termine dell'ultimo intervallo, mentre l'arbitro Peris chiama a sé il pallone. Una simultanea, Velotto e Lasic, entrambi espulsi, pensavano più che altro a cingere reciprocamente le mani, le braccia sui corpi degli avversari, sul corpo dei rispettivi avversari. È chiaro che questo non è consentito dal regolamento. In questo ci rimette qualcosa di più il bresciano, che sale a 2 falli gravi rispetto al singolo commesso dal napoletano del Recco. 5 contro 5 dunque questa azione per 20 secondi con il possesso palla di Cristian Presciutti. Va in pressione anche Mandic su Cannella, alzo e tiro murato proprio da Mandic, il giovane giocatore lombardo. Poi Piace esce addirittura ai 5 metri pronto a rilanciare, Velotto dal pozzetto di gran carriera per raggiungere i compagni in zona tiro. Icenic porta avanti l'azione del Recco, mentre Jokovic dice a Presciutti di frenare la sua irruenza sul lungo. Scavano le marcature da Icenic, il pallone a destra per Ivovic, quindi a Icardi sul perimetro, costretto al retropassaggio ancora l'italo argentino di Velotto, la cui conclusione termina di poco alta. Con la deviazione fondamentale di Maro Jokovic, che oggi anche si segnala anche in fase difensiva. C'è un'altra espulsione a metà vasca, un'altra interferenza, questa volta fischiata da Icardi
su Cannella e quindi termina nel pozzetto. Matteo Aicardi, se non sbaglio per lui è il secondo fallo grave, e superiorità numero 10 per il Brescia, che prova ad attaccare ancora con Dolce. Il tiro alla rete con la palla che rimbalza fuori, ma ha colpito il montante interno della porta. 10-8 ancora Vincenzo Dolce qui in versione Guangzhou, in versione mondiale. In fotocopia questo gol come quello di Cannella, dietro al braccio, o meglio sopra la testa, lo rivediamo da questa inquadratura che ci manda Dario Barone. Si apre, prende posizione con le gambe e poi tira sopra la testa di Lecca Ivovic, palla che rimbalza e prende il sostegno interno della porta. Nuovo doppio vantaggio quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto della terza frazione di gioco. 4 gol per Dolce, 2 Jokovic, 2 Cannella nel Brescia. Ivovic da lungo a Velotto, ancora Ivovic, il tiro con deviazione di Del Lungo che riesce con la punta delle dita a mettere il pallone in corner. Nicolas Presciutti, che è tornato da ex in questa piscina, che lo ha visto protagonista fino allo scorso inverno, dopo che la pandemia ha bloccato il campionato. Ivovic, pallone al centro, si gira bene ma non trova la porta. Mandic, che si è andato a prendere la posizione di centroboa. Intanto rettifico, Aicardi un fallo grave, non due come segnalato in precedenza, mentre Del Lungo è ancora con il pallone fra le mani, lo vorrebbe Velakopoulos, marcato strenuamente proprio da Mandic sulla tre quarti difensiva. Pallone che arriva poi in zona tiro, Cristian Presciutti trova l'opposizione di Velotto, riesce, resiste, si gira e va anche a segno. La caparbietà del capitano, e qui c'è tutto il Brescia in questo gol di Cristian Presciutti. Nella storia di questo giocatore, la sua determinazione a 38 anni, quasi 39, riesce a mantenere la solidità del corpo in acqua, a difendersi dall'attacco di Ecenike, resiste, si gira e batte Biac. E va verticale, nel momento in cui va ad aggredire perde le gambe e quindi deve alzare le braccia, non dà più pressione Gonzalo Ecenike all'avversario. Con Cristian Presciutti davvero straordinario in questo gol, Brescia che ritrova il più 3, si chiude la terza frazione, trova nuovamente il massimo vantaggio con un parziale identico a quello del primo tempo, un 4-2 che riporta il team di Sandro Bou a più 3 per la terza volta in questa gara, un più 3 che adesso diventa davvero difficile, più difficile per il Recco da recuperare, da arginare. Ieri in gara 3, gli ultimi 8 minuti si ripartiva dall'8 pari, oggi dall'11-8. Il Recco ha segnato ugualmente 8 gol in 3 tempi, ma questa volta ne ha subiti 11, e soprattutto con tanti giocatori a rischio definitiva, quindi dovrà anche vedere la tipologia di gioco che dovrà operare Gabi Hernandez per recuperare 3 gol. Dovrebbe utilizzare maggiormente il pressing, andare a recuperare il pallone, interrompere il tempo che al momento è a vantaggio del Brescia. Riepiloghiamo: Lazic, Renzuto, Alesiani e Gitto, quindi sono in 4 nel Brescia che rischiano la definitiva. Nel Recco Di Fulvio, Figlioli, Nicolas Presciutti e Ivovic, altri 4 di là, 4 e 4. Ricordiamo che il Brescia ha iniziato la gara senza Edoardo Di Somma, che ieri si è infortunato. Hanno per ora 2 ottime medie in termini di superiorità numerica le due formazioni, 7 su 10 il Brescia, 5 su 10 il Recco, quindi 12 gol dei 20 segnati sono arrivati in superiorità. Credo quanto di meglio due allenatori possano sperare, visto che il numero di reti a uomini pari si è davvero ridotto, visto che c'è un rigore realizzato da Cannella, l'altro sì sbagliato da Renzuto ma ribadito in porta nel tap-in, quindi diciamo sono appena 6 le reti realizzate a uomini pari sulle 19. Sì, 3 per parte con una percentuale molto simile, fa la differenza appunto un rigore in più.
e una superiorità numerica 70% per il Brescia, che è davvero strepitosa per gli uomini di Sandro Bovo, che ora dovranno, diciamo, sicuramente arginare l'impeto dell'inizio di questi primi minuti, che saranno forse determinanti nell'esito del match. Alesiani contro Di Fulvio per il primo pallone del quarto tempo. Hernandez ancora una volta schiera lo stesso Di Fulvio e Figlioli nel set di partenza, nonostante i due falli gravi che pesano sulle spalle di questi giocatori, ma altrettanto fa Bovo dalla parte opposta con Alesiani e Gitto. Ovviamente il Recco invece dovrà iniziare questo quarto tempo sia a testa bassa, ma non dovrà disunirsi, dovrà essere composto sia soprattutto in fase difensiva, ma con un attacco controllato, se vuole riprendere ovviamente il match. Ultimi 8 minuti di questa gara 4 della finale scudetto possono sancire il trionfo del Brescia o il recupero del Recco, con lo spostamento dell'assegnazione del titolo a sabato 29 in campo neutro. Cristian Presciutti con il pallone dunque recuperato dal Brescia in avvio Bovo di trazione. Gioca questo inizio di quarto tempo senza Lasic. Ha mandato Dolce ai 2 metri. Alesiani gestisce la situazione, pochi secondi a disposizione per il tiro del Brescia. Renzuto dalla distanza ha cercato la direzione alta di Biac, ma invece il pallone è troppo alto per tutti e quindi si riparte con la rimessa in gioco proprio del portiere croato. C'è un'espulsione, una trattenuta per Renzuto, che termina qui la sua partita, e dunque il primo giocatore ad abbandonare anzitempo la gara, l'uomo in più del Recco, con il disturbo efficace di Nikolaidis su Mandic, che ha cercato di ripassare il pallone a Figlioli. Ha recuperato comunque la sfera il serbo, adesso è Di Fulvio sul perimetro, il buon pallone per Younger che accorcia le distanze, 11-9 con l'uomo in più, torna a farsi sentire il Recco. Poteva andare già a concludere in precedenza Pietro Figlioli, è arrivato a 4 metri, ha scaricato al mancino Mandic, non ha trovato il tempo del tiro, mentre trova invece un passaggio meraviglioso su un vassoio d'argento, gli serve questa palla Francesco Di Fulvio per Aaron Younger, che lo capitalizza al meglio. 7 minuti di gioco, torna a meno 2 il Recco, 11-9. Alesiani va in pressione tutta la squadra recchelina, tant'è che Lazic non riesce a entrare nei 5 metri, mentre adesso è Dolce in possesso palla. Avanza Kevlakopoulos da Jokovic al Greco, nuovamente la sua sinistra c'è libero Alesiani, palla invece nell'angolo opposto per Jokovic, eccolo servito Alesiani che cerca di inquadrare lo specchio della porta, invece effettua un passaggio in avanti largo per tutti, improbabile la traiettoria del suo assist, preda della difesa del Recco, che è andata dal pressing alla zona poi alla zona M, quindi ha cambiato 2-3 moduli difensivi recuperando la sfera. Figlioli, c'è spazio per avanzare per il capitano del Settebello, lascia poi il pallone a Younger. Di Fulvio, alzo e tiro, e la parata, anzi la deviazione della difesa, ma in realtà c'è stata la parata di De Lungo, ma non credo di la rimessa in gioco, forse del pallone non era regolare, no? Deviazione solo di Vlakopoulos, sì, la prospettiva ci ha ingannato. Gitto per Vlakopoulos, ancora Gitto, Alesiani arretra il Brescia, preferisce non rischiare la ripartenza, seconda situazione da 30 secondi che non va a buon fine per la squadra lombarda, che si espone adesso al tentativo di meno uno del Recco. Vuole il pallone l'australiano Younger. Di Fulvio, Luongo, il fallo semplice di Vlakopoulos, ancora Luongo per Younger, con calma olimpica gestisce questa situazione la squadra recchelina. Mandic, Younger, il tiro che sbatte sull'incrocio dei pali, il rimbalzo ancora preda del Recco, e ripartono 20 secondi di tempo per la squadra ligure. Younger sempre, Aicardi ai 2 metri,
Il tiro è una sassata micidiale di Mandic che del lungo la traversa respingono, anticipato di Fulvio nella conclusione, nel recupero palla. Sì, un tiro immediato, qui poteva giocare meglio Mandic, invece prova la conclusione su cui del lungo risponde da campione. Qui è il fallo, la trattenuta di Stefano Luongo, troppo diciamo irruenta la sua presa. È il primo time out che si concede Sandro Bove, con la quale la gran parata di Marco del Lungo. Ottimo intervento del portierone bresciano, mentre Sandro Bovo è lì nel suo angolo a catechizzare i propri giocatori per sfruttare questa superiorità numerica. Mancano 4 minuti e 50 al termine della sfida. C'è il rischio, Francesco, che il Brescia, mai così vicino al titolo, possa subire la sindrome del braccetto corto? In queste ultime azioni ha giocato ben poco, anche perché si è messo in zona M, cosa che non ha mai fatto la Pro Recco nelle tre gare precedenti, e soprattutto per evitare le ripartenze, le controfughe del Recco, ha preferito buttare via il pallone e ripiegare in fase difensiva. Vlachopoulos, adesso si gioca la superiorità. Cannella, Dolce, ancora Vlachopoulos per Jokovic, palla al Greco, poi la deviazione volante provata in girata da Alesiani è debole, contrastato, blocca Biac senza difficoltà. 7 su 11 le superiorità del Brescia, e arriva il time out immediato, time out di Hernandez dopo, sull'espulsione, sì, di Vlachopoulos. Vlachopoulos che dopo aver fatto l'assist al compagno ha subito, era verticale, invece era orizzontale con l'attacco Francesco Di Fulvio, che gli prende il tempo, riesce a mettersi davanti a certificare il vantaggio, gli nuota sulle gambe e quindi subisce, lo rivediamo proprio da qui, eccolo qua, qui va a certificare, non riesce più a ripartire perché viene bloccato dal Greco. Nel momento in cui riesce a mettersi davanti ha acquisito il vantaggio e l'espulsione è immediata. 12esima chance di uomo in più per il Recco. Per Vlachopoulos è il primo fallo grave, del resto in questa partita è entrato di meno negli scontri fisici proprio in virtù dell'infortunio alla costola, ma non è mancato il suo apporto sul piano vasca, anzi nella sua posizione di centrovasca ha distribuito una notevole quantità di palloni. 4:23 da giocare. Ecenike, uomo in più per il Recco, di Fulvio Figlioli, quindi Ecenike ancora, Mandic, doppio mancino Di Fulvio, prova l'entrata Ivovic da post 5, Di Fulvio ancora per Mandic, finte ripetute, quindi è Figlioli che ha la buona diagonale, ci prova, rimbalzo sull'acqua, batte del lungo, 11-10, torna a meno 1 il Recco. Che parte in 3-3, tre giocatori in prima linea e tre su quella esterna, poi c'è l'ingresso di cui parlavi tu di Ivovic dalla posizione 4 dalla sinistra dello schieramento attacco, che crea lo spazio, un tempo in più di gioco per Pietro Figlioli, che si apre e riesce ad aggirare il braccio di Mario Jokovic. 11-10, torna a distanza di un gol la squadra campione d'Italia uscente, con il Brescia che ha a disposizione 4 minuti per far sua la partita, mentre il Recco ancora deve recuperare un gol. Dolce guida la propria difesa, Hernandez chiamando la zona M. Presciutti, la parabola è lenta, prevedibile, forse c'era anche un tentativo di servire il centro ma troppo alto il pallone per il serbo Lazic, e dunque ripartenza del Recco, proteste di Hernandez che vorrebbe il gioco fermo per un impeding a metà vasca, mentre e questa espulsione perché gli va a finire sopra, un fallo prolungato di Alesiani che finisce qui la sua partita. 13esima chance con l'uomo in più per il Recco, Mandic, Di Fulvio, Figari, pallone ad Ecenike sul lato opposto, Di Fulvio carica il destro e la palla rimbalza sull'acqua e termina sul fondo. Spreca una ghiotta opportunità il Recco per cercare di pareggiare la sfida a 3 minuti dal termine. Vlachopoulos avanza
lentamente superando la metà vasca. Aspetta l'arrivo dei compagni, quindi Jokovic. Lazic ormai costantemente in zona di centroboa. Servito dolce, marcato dai Cenike. 12 secondi per il Brescia. Presciutti, Gitto. Brescia che ha perso anche Alesiani dopo Renzuto. Dolce. Ed è un pallone per Lazic, ma a termine dei 30 secondi a disposizione della squadra lombarda. Non riesce a trovare soluzioni il Brescia con questa zona M, che dal quarto tempo, ecco la mossa tattica di Gabi Hernandez negli ultimi 8 minuti, che sta pagando bene alla formazione recchelina. Mandic qui del lungo salva la prima porta. Straordinario Marco del lungo. Che parata. Che si allunga, chiedo scusa il gioco di parole, ma lo vediamo da qui. Non c'è copertura del braccio, ma ci arriva il portierone nato a Civitavecchia ormai da tanti anni qui a Brescia. Due minuti al termine. Ancora un fallo ed è di Gitto. Ed è qui che finisce anche la partita del difensore ex Recco. Il suo lungo confronto di Aicardi, ormai perde pezzi a ogni azione il Brescia, anche Gitto non rientrerà più in acqua. Pronto Cannella dal pozzetto e qui c'è il rischio che Bovo debba anche appoggiarsi al giovanissimo Balzarini per mandarne 7 in acqua e del lungo effettua un ulteriore intervento sulla bordata da centrovasca di Ecenike. Peris richiama a una corretta posizione Gabi Hernandez, che sì, in pratica con la testa abbiamo rivisto l'espulsione corretta fischiata dal duo Paoletti. Peris con sì, la testa è andata a trovare la spinta, diciamo, sull'avversario. Ecenike, 90 secondi al termine della sfida. Ivovic, ancora Ecenike. Palla al centro, la difesa del Brescia chiude, ma c'è una chiamata per Vlachopoulos e il time out di Hernandez, le proteste di Bovo all'indirizzo di Paoletti e della squadra arbitrale. Attenzione, c'è un cartellino rosso, non so se per il vice di Bovo a questo punto o per Bovo che era il primo che era arrivato a contatto con Paoletti. Questo è il fallo secondo gli arbitri di Vlachopoulos ed è Bovo che è stato mandato negli spogliatoi. Espulsione per Sandro Bovo, dunque perde la sua guida negli ultimi 90 secondi il Brescia. No, non è Bovo a essere espulso, ma il suo vice. Eccolo che ritorna Sandro Bovo e qui rivediamo Francesco. Braccia alzate almeno per quello che si vedono di Vlachopoulos. Ed è questo quello che andava protestando anche Sandro Bovo. Qui un po' di mestiere anche per Mandic, che è riuscito ad ottenere questa superiorità numerica a 1:27 dal termine. Ritornato al suo posto di comando Sandro Bovo, mentre il team manager Morandini si assicura che sia, diciamo, corretta la presenza del tecnico sul piano vasca e non del vice mandato in tribuna con cartellino rosso. Qualche dubbio sicuramente dal replay sussiste, chiaro che gli arbitri devono sempre decidere in una frazione di secondo, tant'è che parte in 3-3 il Recco. Luongo di Fulvio, Figlioli, ancora proteste delle Brescia, l'intervento di Cannella decisivo e qui è stato prodigioso Giacomo Cannella nell'andare a interrompere l'azione dei mancini del Recco. 7/15 per la squadra ligure, che sporca clamorosamente la sua media con 3 errori consecutivi. Sì, quello che stavo appunto guardando. 50 secondi al termine. Cannella avanza Vlachopoulos, anche lui gravato adesso di 2 falli gravi. Cristian Presciutti, ancora a pallone per il Greco che deve andare al tiro, parata tranquilla per Biace. Qui un po' di braccio corto è venuto al Brescia, perché in questo quarto tempo devo dire che non è andato mai al tiro in maniera concreta, se non nella superiorità numerica che ha avuto a disposizione. E adesso va in attacco anche
Marco Biac, quindi la superiorità numerica. Fallo di Dolce sul limite dei 7 metri, l'intervento di Jokovic su Di Fulvio, rischia qualcosa qui il croato. Il tiro di Ecenic che termina sul fondo, 17 secondi, cominciano a esultare i giocatori del Brescia, anche la panchina è in piedi. Dopo 15 anni c'è il rischio ed effettivo della vittoria per un gol di scarto con un gol di misura della squadra lombarda. 13 secondi, conservano il pallone i giocatori del Brescia. Time out, il secondo che ha a disposizione per gestire la situazione. Paoletti richiama una maggiore, come dire, sportività, i giocatori lombardi che avevano iniziato la loro esultanza. E c'è il time out di Sandro Bovo. E qui rivediamo l'intervento di Cannella su Mandic. Eccellente qui Mandic, troppo tempo non vede con la coda dell'occhio, questa invece è la conclusione di Vlachopoulos, ben addomesticata, e questo è ancora un intervento nel coprire l'angolo corto del Brescia, che era in inferiorità numerica perché Biac ha deciso di abbandonare la porta e di giocare in 7 contro 6 in attacco. Chiede calma Nenad Beris, eccolo qui inquadrato sotto la panchina bresciana. 13 secondi dividono il Brescia dal suo secondo tricolore. Dopo 15 anni si sta per interrompere l'egemonia del Recco in Italia. 15 anni che hanno visto per 14 volte il trionfo della squadra ligure. Il pallone difeso ancora da Dolce, le mani addosso ovviamente, il pressing asfissiante del Recco nel tentativo di recuperare il pallone, e finisce così con la vittoria del Brescia 11-10, 3-1 nella serie Scudetto. L'esultanza, la gioia di Sandro Bovo, del presidente Malchiodi, per questo titolo, il secondo in casa bresciana dopo quello vinto nel 2003 con la rete di Calcaterra. E qui arriva ovviamente la grande festa dopo tantissime finali perse sia nella serie Scudetto sia nelle Final Six dalla squadra lombarda con quella del Recco, e qui ovviamente è una pagina di storia incredibile per la società lombarda. Sicuramente è una pagina eccellente per la pallanuoto bresciana, Brescia che ha saputo soffrire. Vediamo anche Edo Di Somma che abbraccia il tecnico ligure di nascita, ma oramai direi di abbondante adozione bresciana, e oggi ha condotto anche per tre lunghezze, per due, tre volte sicuramente, e è riuscita, ha saputo anche soffrire nel quarto tempo, dove il Recco veramente è stato bravo nel mettere fuori anche l'arma tattica della zona M, su cui non ha trovato in attacco delle soluzioni, è riuscito a portare comunque a casa la vittoria. E intanto Lorenzo Leonardurzi è con il presidente Malchiodi. Complimenti, una gioia incredibile, una gioia incredibile che teniamo dentro da tanti anni, che aspettiamo questo momento. È un momento meraviglioso, lo dedichiamo alla città, ai nostri amici bolognesi che ci hanno sempre sostenuti in questi anni, a tutti i nostri tifosi bresciani. Grazie! E qui è esplosa, come potete immaginare, la grande festa, la grande gioia. E c'è ovviamente tutto il Brescia accanto a te, quindi hai facoltà, Lorenzo, di prendere chiunque e ovviamente raccogliere le emozioni di questo trionfo. Jokovic, dopo i tanti scudetti con il Recco, è venuto, pur non disputando una serie finale straordinaria, ma un campionato sì, a vincere il suo 7° scudetto nella formazione del Brescia. Al pari di Renzuto, che lo scorso anno ha vinto lo scudetto con il Recco, lo scorso anno ovviamente giocato. E ci saranno ancora, probabilmente, ancora giocatori che passeranno di qua, di là e viceversa. A te, Lorenzo. Siamo con Nicolaidis, che gioia, che emozione. Tantissimi, siamo molto molto felici, facciamo una festa per 3-4 giorni, abbiamo giocato una bellissima partita e questa è una grande memoria per Brescia, grande squadra. Quando è stato il momento più difficile della partita? Ultimo tempo, ma tutti i ragazzi hanno fatto tutto 100% e abbiamo giocato molto molto bene anche in difesa, e questo è molto importante per la nostra difesa anche in nostra partita. A voi. Grazie anche a Nicolaidis, anzi direi un ottimo italiano per il giocatore greco.
centroboa della formazione bresciana che è venuto a prendersi questo scudetto in questa sua avventura italiana, e credo che questa vittoria potrebbe anche così dargli la certezza della conferma di restare in forze alla squadra dell'ex Leonessa. Un applauso secondo me anche a Edo Di Somma, sfortunato in questa finale, che non ha potuto disputare quest'oggi per l'infortunio alla mano destra, mentre qui le lacrime anche di Cristian Presciutti, il capitano di questa squadra che tante volte abbiamo dovuto ascoltare perdente. E poi l'applauso ovviamente per lui, per Piero Borelli, a colui che probabilmente senza quest'uomo la pallanuoto a Brescia non sarebbe la realtà splendida che è oggi. E vicino a Lorenzo Leonarduzzi c'è il portiere Marco Dellungo, chissà se non sia al passo da Dio con la squadra lombarda. E allora prima di andarsene, lascia uno scudetto al Brescia. Mi dicono, se è la tua ultima partita a Brescia, lasci Brescia con lo scudetto. Sì, era quello che volevo, volevo lasciare qualcosa a Brescia, perché a me ha dato tanto questa società. 10 anni fa, quando sono arrivato, mi ha permesso di crescere, di arrivare fino a dove sono adesso. Ovviamente è stata una scelta sofferta quello che ho fatto, però è anche motivo di crescita personale di uno sportivo, cambiare anche società, e questo è quello che ho voluto dare a Brescia soprattutto. Una partita sugli scudi, assoluto protagonista, se avete vinto merito, grandissimo merito è anche tuo. Sì, va bene, però è anche merito della squadra che mi ha messo nelle condizioni di poter parare. Certo, qualcosa ho fatto anche io, però va bene, dai, così era quello che volevo dare tutto per tutto. Senti, l'ultimo minuto interminabile. Secondo me l'ultimo tempo è terminabile, però va bene così. Grazie, a voi. Un ultimo tempo interminabile nel quale il Brescia probabilmente ha cominciato ad avere paura di vincere, e lo abbiamo percepito nelle difficoltà ad arrivare in zona a tiro, ad andare al gol, a cercare una conclusione. E allora eccolo il capitano di tante battaglie, che ha sempre messo la faccia quando la sua squadra ha perso, e oggi siamo qui a complimentarsi con lui. 38 anni, quasi 39, uno scudetto meraviglioso per Cristian Presciutti. Ed eccolo qui, Cristian Presciutti, il capitano, l'anno. C'è solo un capitano, un capitano! C'è solo un capitano, un capitano! C'è solo un capitano, un capitano! C'è solo un capitano! Senti, a 39 anni sei emozionato come un bambino. Non ho parole. Veramente, non so da chi ringraziare, veramente non lo so, da tutti. Scusate, ma sono anni che aspetto questo momento, non ce la faccio. Allora, vedo un attimo, riprende, vengo dopo. No, raccontaci, non gara 4, ma queste 4 gare. Ti posso raccontare questi 12 anni che sto a Brescia, se vuoi. Esatto. Quello che abbiamo sofferto, queste 4 gare, eravamo consapevoli dei nostri mezzi, eravamo convinti che potevamo farcela. Devo dire che devo ringraziare la società, il padrone che ci ha allestito una squadra fatta non di giocatori ma di uomini veri con le palle, devo dire, perché vince contro una grandissima formazione, contro una squadra che ha fatto la storia della pallanuoto e da grandi giocatori. Devo ringraziare anche la mia famiglia, perché mi sopporta come mia moglie. Perché oggi una partita dove dura. L'ultimo tempo era lunghissimo, l'ultimo minuto, gli ultimi 20 secondi, sì. Veramente un interminabile giro d'orologio. Sì, sul più 3 io ho detto che dovevamo continuare a giocare, perché loro ci mettevano le mani addosso. L'abbiamo fatto, abbiamo sofferto, sono le vittorie più belle, ce le dobbiamo godere. Ora godiamocela fino a domenica. Scusate, perché poi c'è la Coppa Campioni. Vai festeggiare. E allora adesso c'è il momento della premiazione per la squadra che ha vinto il titolo italiano 2021, il Brescia, che succede dunque dopo 15 anni e 14 titoli consecutivi della Prorecco, e il secondo scudetto appena per la squadra lombarda, che sicuramente in tutti questi anni, almeno per lo sforzo di tener testa ai liguri, avrebbe forse meritato qualcosa in più, proprio per il denaro speso, le energie, la voglia di essere sempre lì a cercare di diventare più difficili, di rendere più difficile la vita alla squadra del Carini. Ma attenzione, sentiamo ancora Gabi Hernandez. Siamo con Gabi Hernandez,
com'è andata? Vabbè, banale, però cosa non ha funzionato? Niente, fare i complimenti a Brescia, penso che meritano questo scudetto, e noi no, basta, è così, è una questione di attitudine. Nella vita, se tu non hai fame, se tu non sei coraggioso, al di là di essere molto bravo e avere molto talento, è molto difficile. Se abbiamo fatto tutte le partite errori puntuali, personali, individuali, e niente, così non si può vincere. Per tre volte siete riusciti a recuperare lo svantaggio di più tre del Brescia, ma vi è sempre mancato lo spunto finale per raggiungere il pareggio e mettere il muso davanti magari. Vabbè, è sempre stato qualche sbaglio, qualche errore difensivo, e loro l'hanno approfittato, ovviamente l'hanno cercato, e niente, meritano la vittoria, e noi assolutamente no. Va bene, grazie mille Gabi Hernandez, in bocca al lupo soprattutto per la Champions League. Il premio per il Recco, per il capitano del Recco, del secondo posto per Lecca Ivovic e per tutti i giocatori recchelini che ai loro conoscono la sconfitta dopo tante vittorie, molti di loro. Mi metto nei panni del povero Nicolas Presciutti che passa da Brescia a Recco dopo aver combattuto decine di battaglie da bresciano contro i Liguri, oggi dalla parte opposta gioca e perde. Questo è lo sport, sicuramente l'analisi, seppur a caldo, di Gabi Hernandez, che dà onore al merito al Brescia che, va detto, in queste quattro gare ha meritato e ha giocato meglio. Un flash con Maurizio Velugo, il presidente del Recco, prima che il Brescia possa alzare la coppa. Un flash prima dell'alzata della coppa, rabbia, delusione o ammissione di forza degli avversari? Beh, direi innanzitutto complimenti al Brescia, ha meritato di vincere questo scudetto, da parte nostra sicuramente tanto da cui far pensare, tanti errori, ma purtroppo queste finali bisogna avere sempre qualcosa in più dentro e cercare di regalare il meno possibile. In tutte le partite l'abbiamo fatto, pur arrivando sempre molti vicini, è giusto che abbiano vinto loro. Grazie mille Presidente, a te Dario. E allora sfilata anche dei giocatori del Brescia, andiamo a ricordarli tutti: Marco Dellungo, Vincenzo Dolce, Cristian Presciutti, Giorgio Lasic, Maro Jokovic, Dimitrios Nicolaidis, Vincenzo Nenzuto, Giacomo Cannella, Jacopo Alesiani, Angelos Vlachopoulos, Alessandro Balzarini, Edoardo Di Somma, Niccolò Gitto, Tommaso, Matteo Gianazza e Emanuele Rossi, i due altri portieri della formazione bresciana. La consegna della medaglia per il primo posto e adesso la coppa che il CT della Nazionale Alessandro Campagna concederà e cederà al capitano e al presidente della squadra lombarda. Cristian Presciutti è pronto a alzare, eccolo Sandro Bovo, sempre abbastanza schivo davanti alle telecamere, cerca sempre di lasciare spazio ai propri ragazzi. Foto di rito e coppa alzata, il Brescia è campione d'Italia 2020-2021, è il secondo tricolore della squadra lombarda, dopo il successo ottenuto nel 2003 arriva la vittoria nel 2021, 18 lunghi anni, ma questa squadra ha saputo rimanere in sella, ha saputo combattere ogni sua battaglia anche grazie appunto all'apporto straordinario di quella mente della Volpe Bianca, Piero Barelli, che ha cercato anno dopo anno di portare sempre un giocatore più valido dell'altro in questa formazione. Ed è arrivato il Brescia, è arrivato allo scudetto, forse va detto Dario, nell'anno in cui ha allestito una formazione, diciamo, meglio attrezzata, non voglio dire migliore, ma meglio attrezzata in ogni ordine di reparto, da quello difensivo, da un portiere diventato, va detto, il migliore davvero al mondo, con dai difensori ai centri che qualcuno avrebbe mai detto non di primissimo ordine, ma questa è la bravura anche di Sandro Bovo, di mettere di un'organizzazione tattica e di tecnica individuale che già erano ovviamente dotati, portandoli appunto a sfidare il Recco che deve capitolare, deve lasciare un
uno scettro dopo veramente un'egemonia lunghissima. Cristian Presciutti, che aveva vinto uno scudetto con il Recco, conquista il suo secondo con il Brescia. Nicolò Gitto ne aveva vinti diversi proprio con la squadra recchelina, così come l'ultimo scudetto vinto dal Recco è stato conquistato anche da Vincenzo Lenzuto, straordinario protagonista in gara 3 con le sue 6 reti. E questa è tutta la festa del Brescia. Vediamo se abbiamo modo poi adesso di arrivare anche a Sandro Bovo dopo tanta rincorsa al trofeo. Vogliamo sentirlo parlare, vogliamo sentire le sue emozioni, visto che in qualche modo ha sempre centellinato i suoi interventi davanti al microfono, anche a volte per scaramanzia, per cercare di rimanere concentrato sulla gara, sulla partita, sulle finali. Anzi, devo dire, e lo ringrazio sin da ora per la sua disponibilità nei pre-gara di queste 4 gare, che ci ha concesso quel minuto in momenti e frangenti molto difficili per un tecnico che si apprestava per l'ennesima volta a sfidare il nemico numero uno, in senso buono, ma il nemico di una vita sportiva. E va anche poi sottolineata la storia di Nicolò Gitto, che ha giocato anche in Serie A2 qualche anno fa, è ritornato a Brescia dove aveva giocato, dove essere stato anche a Recco per tanti anni, anche il suo apporto davvero prezioso in fase difensiva. Perché era una squadra solida, una squadra molto unita anche all'interno, che ha saputo soffrire, lo diciamo ancora una volta, anche nel quarto tempo con un parziale di 2-0 per il Recco, difendendo 3 occasioni in inferiorità numerica, respingendo l'attacco del possibile pareggio. Alla 9ª finale consecutiva la sinfonia bresciana riesce ad avere la meglio sullo spartito ligure, e questo è il trofeo alzato di campione d'Italia 2020-2021 con tutto lo staff tecnico e dirigenziale, il patron del Brescia Bonometti, che lì ha ad alzare la coppa, a ringraziare i propri ragazzi per questo straordinario trionfo, addirittura un 3-1. Abbiamo avuto l'impressione in questa serie finali che in realtà le vittorie del Brescia potessero allungare la striscia, e il 2-1 di ieri ci aveva fatto pensare quasi sicuramente si andrà a gara 5, perché il Recco forse in gara 4 reagirà da par suo e riuscirà a ottenere il pareggio. E invece il Brescia oggi, pur con un uomo in meno, ha saputo domare la situazione, e soprattutto è arrivata a fine gara con altri tre giocatori in meno usciti per falli gravi. È riuscita a scrollarsi di dosso anche quel timore riverenziale che avete avuto in tutti questi anni, e ha acquisito quella maturità che già ci aveva sorpreso in gara 3, ma ancora di più oggi in gara 4. Sapeva di avere il match point, sapeva di poter giocare una sfida mettendo in difficoltà anche psicologica il Recco a posizione. Ed ora ovviamente saranno tutte le foto di rito, foto per social e quant'altro, per la gioia finale della squadra lombarda. Ancora con Lorenzo Leonarduzzi. Siamo qui con il... Un attimo, perché c'è il grido per le foto. Ed è un grido di gioia, le lacrime anche di Cristian Presciutti. E il patron è difficile intervistarlo in questa circostanza, perché è il più sdraiato di tutti in questa festa. Ecco, aspettiamo che arrivando Lorenzo lo recuperi, lo aiuti a rialzarsi per sentirlo, e poi avremo modo di salutare tutti ancora voi gentili telespettatori la coppa per questo tripudio del Brescia, che ha interrotto una striscia infinita del Recco. Ancora foto di rito, ovviamente, che riempiranno i vari social dei giocatori della squadra nelle prossime giornate, e sicuramente saranno giorni di festa, anche se poi la testa sarà messa sulla Champions, perché la Final Eight è dietro l'angolo. Belgrado aspetta il Brescia e il Recco, e vedremo che tipo di gare faranno entrambe le formazioni, chissà se ha pagato il Brescia o meno. Andiamo da patron Bonometti. Ed eccoci col patron di una squadra che dopo 18 anni torna campione d'Italia. Che gioia! Una cosa inspiegabile. Sono abbiamo questa occasione, e per tanti anni siamo andati secondi, eravamo stufi. E devo dire grazie a
questi ragazzi, e molti di loro sono anni e anni che ci credono, all'allenatore e al capitano, che hanno sempre creduto in questa squadra e in questa città. E grazie a loro e all'amico Piero, che ha portato la pallanuoto a Brescia, penso che nessuno abbia mai potuto pensare che Brescia potesse avere la squadra più forte del mondo, perché abbiamo battuto la squadra più forte del mondo. Quanto si è sofferto oggi in tribuna? Non le dico quanto pianto. E quando gli arbitri alla fine hanno fatto qualche scorrettezza nei nostri confronti, avevo il timore che finisse come al solito, sapete bene come. Comunque ce l'abbiamo fatta, e grazie a questi ragazzi e a questa squadra, che è una squadra meravigliosa. Ma oltre al gioco, a Brescia si sta bene perché c'è una squadra unita e un'umanità che nelle altre squadre non c'è. Grazie mille Dario, a te. E allora noi siamo ai saluti di rito e vi salutiamo con queste immagini di festa del Brescia con lo scudetto vinto dalla squadra lombarda, campione d'Italia 2020-2021, con Dario Baroni in regia, Lorenzo Leonarduzzi alle interviste, Lita 648 per i collegamenti satellitari e Matteo Faccenda per la post produzione, da parte di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. L'augurio di una buona serata, noi ci rivediamo a Padova per la gara 1 della finale scudetto fra Padova e Catania, con l'ultima immagine dedicata a colui che in qualche modo è artefice di questo successo, del successo del Brescia che ha vinto lo scudetto 2020-2021. Brescia campione d'Italia, la linea può tornare a Roma alla regia di Saxa Rubra.